da me Eleonora Mistortellino, da Molly e dalla renna di Babbo Natale tanti tantissimi auguri di buone feste e un felice anno nuovo. Ciao! Buongiorno! Buongiorno cari lettori e lettrici! Oggi siamo qui, io e Megan Mare qua a diretta. Mi ha fatto svegliare all'alba per venire a fare questo video, mi ha fatto mettere un cappellino ridicolo in testa, quindi fatevelo piacere. Accettate le nostre, non lo so, i nostri auguri, diciamo più sinceri. E quindi buon Natale, buon anno. Buon anno, felice anno nuovo. Buona Pasqua. Leggete tantissimo ora, esatto, che avete tempo libero. Regalate un libro. Io l'ho fatto, ne ho regalati tre. Brava. E a me? No, a te no. Ma che cazzo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, creature della notte. Io volevo con questo video approfittarne per darvi i miei auguri di Natale. Spero che questo Natale per voi sia ancora migliore di quello dell'anno scorso. Come sempre cercate di passarlo in compagnia della vostra famiglia. E niente, vi abbraccio tutti, vi mando un grande bacio da me, che sono Kerry, e da questo bellissimo musino che vi faccio vedere. Lui è Ares ed è mio nuovo amico ed è arrivato come regalo di Natale in anticipo, adesso sta facendo la nanna e quindi io vi abbraccio tutti quanti e continuate a seguire questo canale, noi ci vediamo presto, ciao! Ciao a tutte le creature della notte, follower del blog Books Passion, a tutti coloro che seguono la mia rubrica Books Passion Reviews nel canale delle creature della notte, a chi è nella pagina Facebook, in Twitter, chi mi segue insomma ovunque io sia sparsa nel mondo. E anche quest'anno sono qui per il mio consueto augurio di Natale. Il Natale è una festa fatta per la famiglia, secondo me, in cui è bello rifugiarsi proprio nel calore familiare e stare con le persone che più amiamo e trascorrere del tempo in assoluta tranquillità, senza fare nulla di straordinario, solo per il piacere di stare insieme. Ed è questo il mio augurio, che voi possiate passare questo periodo in tutta tranquillità, facendo ciò che vi piace, dedicandovi un po' più a voi stessi e quindi magari leggendo e guardando le nostre serie TV più amate o facendo qualsiasi cosa ci piaccia fare che durante l'anno non abbiamo il tempo di fare. E il 2013, poi a fine anno, si sa, facciamo sempre un po', tiriamo sempre un po' le somme e facciamo bilancio della volta scorso. Sicuramente ci saranno delle cose che non ci sono piaciute, delle cose che ci hanno fatto soffrire, ma sicuramente ci sono anche delle cose positive e vi auguro di trovare lo spirito giusto per affrontare un lungo 2014 davanti a noi e che possiate avere veramente la voglia di spaccare il mondo, nonostante tutte le cose negative che ci stanno succedendo. E niente, questo è il mio augurio. Spero d'altro canto che anch'io possa riuscire ad essere un po' più costante nelle video recensioni e di riuscire a leggere come facevo un po' di tempo fa. E niente, vi abbraccio fortissimo, un bacio, ci vediamo nel 2014. Ciao! Salve creatori della notte, come state? Spero bene. Finalmente ragazzi, come ogni anno, si avvicinano le feste di Natale e potete notarlo anche dal mio bell'albero dietro di me. Finalmente ragazzi, perché veramente quest'aria pesante non se ne può più, viviamoci questi momenti, stacchiamo la spina, dimentichiamoci le cose brutte e andiamo avanti, godiamoci queste feste. Io, come ogni anno, registro questo video per augurare a tutte le creature della notte, questa grande famiglia che cresce a dismisura e non si ferma mai, delle serenissime feste, ma soprattutto un buon inizio d'anno nuovo. Finalmente il 2014 si avvicina e vai, questo 2013 ci ha un po' scocciato, lo si può dire? Sì, ci ha un po' scocciato, quest'anno è stato un po' statico, almeno per quanto riguarda me. Spero quindi che il 2013 a voi sia andato bene, ma soprattutto spero che il 2014 porti un po' di novità, un po' più di aria frizzantina, tra virgolette. Quindi niente, creature, io vi mando un saluto grandissimo, un bacio
fortissimo e chiaramente un abbraccio calorosissimo. Ci vediamo nella mia rubrica e niente, ancora buone feste. Ciao a tutti creatori della notte, sono Luana e sono qua per augurarvi buone feste, quindi buon Natale, un felice anno nuovo, sperando che sia pieno di gioie e buone letture. Ciao! Ciao a tutte creatore della notte, sono Valentina e oggi sono qua per farvi un brevissimo video in cui ci tengo a farvi i miei più carissimi auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. Spero che queste feste siano per voi un momento di grandissima gioia, mi raccomando, leggete tantissimi libri, regalate tantissimi libri e perché no, spero tanto che sotto il vostro albero ci siano davvero tantissimi regali, principalmente libri, e mi raccomando, vivete queste feste nel migliore dei modi, con tanta felicità, tanta gioia e spensieratezza assieme alle vostre famiglie. Ci vediamo nell'anno nuovo, un bacione grandissimo a tutti, ciao! Ciao ragazzi, ciao creature della notte, come potete vedere dalla cornice, che spero lasci intuire diciamo un clima natalizio, ci tenevo a partecipare a questa iniziativa delle creature della notte per fare i migliori auguri a voi tutti che seguite il canale, che seguite me nella mia rubrica Overworld. Il 2013 ormai è quasi al termine e spero appunto che 2014 sia ancora più soddisfacente per voi tutti. Quindi diciamo vi faccio i migliori auguri di buon Natale, di buone feste e di buon anno nuovo. Auguri a voi che seguite il canale e auguri anche a tutte le creature della notte che mi hanno la possibilità di farne parte di questo fantastico gruppo. Auguri di nuovo e buone feste. Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Libridine73 e insieme alla mia palla di neve natalizia volevo augurarvi delle splendide feste e soprattutto un 2014 meraviglioso sia sul piano personale che sul piano letterario. Che sia un anno di ottime letture e ottimi amici e semplicemente questo, che siate felici fuori e dentro i libri. Ciao! Creature, io spero voi stiate scherzando, qua non c'è un attimo da perdere, tutto l'anno pieno di casini e voi adesso pretendete un briciolo del mio tempo natalizio, non se ne parla proprio, questa è solo una parte di tutta la roba che ho da leggere questo Natale, quindi capirete da voi che tempo non ne ho, vi auguro un grandissimo e felicissimo augurio di buon Natale. E ci vediamo l'anno prossimo, ma vi prego per adesso lasciatemi stare. Ci vediamo e torno nella mia caverna del Grinch. Ciao creature, buon Natale! Ciao ragazzi, io sono Giulia, alias Libreria Infinita. Anche quest'anno mi aggiungo alle creature della notte per farvi tantissimi auguroni di buon Natale e buone feste, buon anno nuovo. E con me oggi c'è una special guest, quest'anno abbiamo un personaggio molto speciale con noi, che è la mia rendina natalizia. Ebbene sì, anche lei ci teneva a salutarvi e a farvi tantissimi auguri. Passate delle ottime vacanze, leggete molti libri, guardate molti bei film natalizi, uscite, divertitevi e siate spensierati. Mi raccomando, spero che per voi l'anno prossimo sia un anno stupendo, perché quest'anno non è stato molto facile per tutta Italia e per tutto il resto del mondo. Quindi mi auguro e vi auguro che l'anno prossimo, il 2014, sia speciale, sia veramente molto bello anche rispetto a quest'anno. E niente ragazzi, io vi auguro di fare buone letture, spero che con questo video ci seguirete anche l'anno prossimo, saremo sempre al 100% con voi e niente, vi auguro di fare delle splendide letture, ci vediamo l'anno prossimo e vi mando un bacione grandissimo, anche la Renina me lo manda, ciao ragazzi!
Ciao a tutti creature della notte, è finalmente arrivato Natale. Colgo quindi l'occasione per fare a tutti voi tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. E ringraziare anche tutti voi che seguite i nostri video. Ci vediamo il prossimo anno con tante nuove recensioni. Tanti auguri di buon Natale da Severin. Allora, ciao creature della notte, quest'anno per me è il primo per porvi i miei più sinceri auguri di buone feste, buon Natale a tutti e un felice anno 2014. Spero che per voi sia un anno pieno di letture, pieno di serenità, di felicità e di tanti momenti belli. Cerchiamo quindi di allontanare tutti i momenti brutti che possono capitare nel quotidiano, purtroppo. Quindi buone feste ancora, e buon Capodanno, buon Natale, che possiate passarlo felicemente con la vostra famiglia, con i vostri cari. Un bacione a tutti, buone feste, picciotti. Ciao!